Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo ed ultimo incontro per onorare e ricordare le vittime delle foibe organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto. L'incontro di oggi si intitola Foibe ed Esodo, ricordare e capire per non reiterare. Sono felice di questa possibilità che ci è data per tenere vivo il ricordo, perché è fondamentale per non ripetere gli errori del passato, ricordarli e soprattutto, come dice il titolo, capire i meccanismi di fondo che li hanno in qualche modo attivati. Avremo modo di approfondire questi argomenti. Io saluto intanto tutti coloro che hanno contribuito per queste tre iniziative. Prima di tutto il mio carissimo sindaco Pasqualino Piunti, sempre assolutamente sensibile alle problematiche dei cittadini e alle problematiche dei soprusi e della violenza. L'incontro di oggi si articola in questo modo. Ci sarà una introduzione da parte del consigliere ed amico Emidio Del Sompo, che è proprio l'altro giorno, con il quale l'altro giorno abbiamo inaugurato una targa in commemorazione delle foibe. Ringrazio della sua sensibilità e presenza. Ci sarà il saluto del nostro sindaco e poi ci sarà anche l'intervento dei due, diciamo, prestigiosi relatori, il dottor Lorenzo Salimbeni, avrò modo di presentarlo dopo, e l'avvocato Pepa. Volevo dirvi che è collegato, non si vede e non parlerà, ma è presente l'ufficiale in congedo e profugo di prima generazione, Giovanni Battista Albano, che salutiamo con tantissimo affetto, che è stato l'artefice della conferenza del 10 febbraio. Bene, adesso diamo il via ai lavori e do la parola al sindaco Pasqualino Piunti. Prego. Sindaco, non si sente? Man mano che il sindaco mette a posto, io saluto il carissimo dottor Albano. Sarà presente con noi, ci seguirà. Grazie, grazie della sua presenza. Per lei. Puoi dirlo. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie, Sono carissimo. sempre È un onore averla vicino a noi. Grazie. Maggiore, buonasera. Buonasera, buon lavoro. Bene, il nostro sindaco ha problemi di... Vero? Facciamo fare la presentazione a Emidio intanto che li risolvi, va bene? Va bene. Allora, quindi la parola a Emidio Del Sompo, consigliere comunale, che ci farà una introduzione. Grazie. Grazie Antonella, buonasera a tutti, saluto tutti intervenuti e quanti sono già in collegamento con la diretta Facebook. Io sarò molto breve perché questa sera io sono desideroso di sapere come, diciamo, dalla voce di due esperti quali l'avvocato Pepa e il dottor Salimbeni. Su quello che diciamo di come è andata tutta quanta la situazione. Dico questo perché le foibe, anche per quello che mi riguarda, diciamo che sono venuto a conoscenza, e devo essere sincero, in tarda età di tutta questa storia, perché prima a scuola, sui giornali, in giro non se ne parlava. E invece adesso, da qualche anno, ho iniziato a saperne sempre di più, grazie anche al fatto che comunque mi sono appassionato a questo discorso, perché comunque sono storie che ti colpiscono direttamente al cuore. Quindi ecco,
sicuramente quelli che mi seguiranno saranno in grado comunque di darci una visione veramente corretta, puntuale e precisa di come è andata la storia. Io, diciamo, se posso, faccio solo dei ringraziamenti. Io ho avuto il grande piacere ed onore di aver presentato questa mozione in Consiglio Comunale, che è stata approvata all'unanimità da tutti i presenti in quell'occasione. Quindi ringrazio tutti i consiglieri, tutti i miei colleghi che non ho avuto mai avuto modo di poterli ringraziare pubblicamente. Li ringrazio adesso a tutto il Consiglio Comunale. Come ringrazio anche l'assessore Antonella Baiocchi, che insieme avevamo già visto tante situazioni anche a maggio dell'anno scorso, insieme anche all'avvocato Pepa, io ero stato relatore, devo essere sincero, ma l'avvocato Pepa e l'assessore Antonella Baiocchi avevano organizzato anche qui un'altra videoconferenza dove si cercava di dare una visione proprio giusta, e quindi il cammino si conclude oggi, ma è iniziato un po' di tempo fa. Volevo dire inoltre che, e poi chiudo, insomma, lascio la parola agli altri, che questa giornata del ricordo, il ricordo deve essere veramente presente nei nostri cuori. Da adesso in poi, comunque ho visto anche che in maniera generale c'è stata una sensibilizzazione maggiore anche a livello Italia, quindi questo mi fa molto piacere, deve rimanere dentro. E io volevo comunque riportare una frase che era stata detta l'altro giorno da una esule, la nostra concittadina Fiorenza, il cognome mi sfugge, che aveva detto che praticamente ricordare queste persone che sono state italiani due volte, una per nascita e una per scelta. Io questa frase che ha detto la nostra concittadina, la nostra esule, diciamo che mi è rimasta veramente molto impressa, e su questo volevo un po' lasciare la parola agli altri e che sia un po' che ci faccia riflettere molto su tutte queste vicende. Grazie a tutti. Grazie, grazie Emidio. Sei sempre una persona di gran cuore e di una sensibilità encomiabile. Grazie. Ci mancherebbe. Il nostro sindaco. Grazie a te. Riesci, Pasqualino, a parlare? No? Se vuoi ti telefono e fai il saluto qua al telefono. Adesso ti telefono. Qua. Bene. Questo inconveniente, però mi saluto, ci tenevo a farlo perché, come dicevo prima, quando non mi ascoltavate, si comincia da capo. Quest'anno la giornata del ricordo si sviluppa in tre appuntamenti. Io credo che siano appuntamenti che vadano nella direzione, come dicevi tu, Antonella, del ricordare per non reiterarsi, perché non è più ammissibile che ci possano essere comunque violenze, sopraffazione dell'uomo sull'uomo, della tecnologia sull'uomo, se la vogliamo rapportare ai tempi che viviamo. Quindi c'è stata un'amministrazione comunale attenta a partire, insomma, dalla nostra giunta, ma anche del Consiglio Comunale, dove, come ricordava correttamente il consigliere del Soppo, c'è stato un documento, una mozione da lui proposta, votata da tutti, e la copertura di una targa che dà il grado di civiltà di questa città, no? Che ha voluto portare una legge giustamente voluta dal Parlamento il 30 marzo del 2004, la legge 92, che istituiva questa giornata per troppo tempo dimenticata, quindi mai diciamo denominazione è stata più giusta, giorno del ricordo,
di 300 di tanti italiani che avevano la sola colpa di essere italiani. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo, anche sul computer. Hanno avuto la sola anche sul computer? Sì. Ah sì? Allora spengo. Dicevo, hanno avuto la sola colpa di essere italiani, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi il ringraziamento va al professor Salimbeni, a Gianluigi Pepa, che sempre vicino alle tematiche di questo territorio e soprattutto di questa città. Insomma, sono contento di poter rappresentare un tessuto sociale e culturale di così alto livello. E vi auguro buon lavoro. Sapete che ho un'altra commissione qui di fianco, quindi tra un po' dovrò assolutamente, insomma, lasciarvi, ma sono qui con voi con il cuore, la mente e con tutto quello che può un'amministrazione comunale per tutelare questi ricordi affinché mai più accada. Grazie, grazie. Grazie il nostro sindaco. Bene, e prima di passare la parola ai due relatori, volevo dire una riflessione. Ricordare le foibe, le stragi, gli stermini delle foibe, ricordare la Shoah, gli stragi degli ebrei e tutte le altre è fondamentale per capire, ma c'è anche un messaggio di fondo che è fondamentale che passi, che sono un risultato di una mentalità estremista. L'estremismo significa credere di conoscere dove sia la verità assoluta. Chiunque crede che la propria visuale sia la verità assoluta, per forza maggiore è indotto a sterminare, a prevaricare chi la pensa in maniera diversa. La mentalità estremista è il vero killer, e la mentalità estremista, ce lo insegna le foibe, ce lo insegna la Shoah e tutto il resto, non ha colore. La mentalità estremista, in qualsiasi colore sia, è il vero killer, è quella che dobbiamo in qualche modo combattere. E bisogna fare quindi una educazione di fondo per liberare le menti da ciò che induce le persone a credere di essere possessori di verità assoluta. Detto questo, passo la parola al primo prestigioso relatore, il dottor Lorenzo Salimbeni, del Comitato del 10 febbraio, è ricercatore storico, e giornalista e pubblicista, ha scritto dei libri e siamo qui ad ascoltarla con un grandissimo interesse. Prego, dottor Salimbeni. Grazie, grazie molte all'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e all'avvocato Pepa che mi ha coinvolto in questa iniziativa, la quale ho aderito con molto piacere. E è una settimana molto intensa questa di teleconferenze e di iniziative pubbliche che dimostrano appunto come da parte degli enti locali, degli istituti scolastici e anche delle istituzioni principali della Repubblica Italiana ci sia stato un aumento di interesse e di visibilità per le tematiche collegate al giorno del ricordo. Quindi mi ha fatto anche piacere sentire che la mozione presentata dal consigliere Del Zompo per organizzare queste iniziative è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Questo è un segno molto molto importante proprio per arrivare a una conoscenza condivisa e diffusa di queste tematiche troppo tempo oscurate. Il discorso che andremo ad affrontare questa sera, diciamo che partiremo da quelli che sono un po' anche le vicende proprio di inquadramento di quello che è l'italianità dell'Adriatico orientale, per capire anche che la tragedia di questi nostri connazionali non inizia con le prime stragi delle foibe dopo l'8 settembre e si conclude con il terrificante esodo del 90% dell'italianità autoctona che avviene subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di una storia che affonda le sue radici molto ben indietro nel tempo. Siamo nel settecentenario della morte di Dante, quindi possiamo aprire ricordando un passaggio dell'Inferno, in cui il sommo poeta dice: «Siccome Apola presso del Carnaro, chi taglia chiude e suoi termini bagna». Questo cosa significa? Ci troviamo nel 1300. Non esiste uno Stato italiano. Il concetto di nazione ancora non c'è. Però c'è la consapevolezza in Italia che sulla sponda dell'Adriatico orientale si parla la stessa lingua,
c'è una medesima cultura, ci sono le stesse tradizioni, c'è una comunanza, un'appartenenza a uno stesso panorama culturale. La presenza della Serenissima Repubblica di Venezia ha fatto da garante per le varie località della costa affinché conservassero questo loro carattere di italianità. Quelle zone infatti erano tradizionalmente abitate lungo la costa nei principali centri urbani da comunità italiane. L'entroterra invece, con una vocazione maggiormente contadina, dedita ad altre mansioni, era abitato in prevalenza da popolazioni slave, le quali avevano questo rapporto con la costa di scambi, di commerci e di traffici, una situazione che poi porterà comunque anche a una commistione fra queste comunità. I problemi, le questioni che cominceranno a mettere a repentaglio questo equilibrio nasceranno successivamente. Possiamo dire che il primo momento in cui affrontiamo delle difficoltà in questa zona dell'Adriatico orientale avviene dopo la Rivoluzione francese, quando il concetto di nazione si diffonde in tutta Europa. Quindi ecco che la lingua diventa un elemento distintivo della propria identità, ecco che le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria storia viene valorizzate, portate in auge a scapito di quella dei vicini. E in questa zona d'Europa, come in tante altre dell'Europa centrale, in cui ci sono comunità diverse che insistono sul medesimo territorio, ecco che purtroppo cominciano a crearsi queste frizioni, queste spaccature. Nel corso dei decenni successivi sappiamo bene come in Italia ci sarà il percorso del Risorgimento, con le guerre di indipendenza, le spedizioni garibaldine, e a questo, tutto questo fermento che avviene nella penisola italica, le comunità italofone dell'Adriatico orientale non sono insensibili, c'è un crescente interesse. Pensiamo che già nel 1848, quando rinasce per poco la Repubblica di San Marco, sono centinaia gli istriani e i dalmati che partono volontari per andare a combattere in difesa dell'antica Repubblica, di quella che era stata la città che aveva garantito pace e prosperità alle loro comunità per secoli. Fra questi anche c'è un certo Niccolò Tommaseo, padre della lingua italiana, che sarà uno dei ministri dell'amministrazione di Manin a Venezia, nonché uno dei padri della lingua italiana, ed egli era nato a Sebenico, in Dalmazia. E come lui tanti altri intellettuali, artisti, uomini di cultura che fanno parte appunto del panorama culturale italiano, provenivano da queste terre. Nel corso delle successive guerre di indipendenza ci sarà un crescente numero di volontari che combatteranno tanto nelle file del Regio Esercito quanto come volontari garibaldini, fino ad arrivare appunto al sacrificio dei più famosi irredentisti, cioè coloro i quali si battevano per la redenzione, la liberazione delle terre dell'Adriatico orientale dalla dominazione austro-ungarica dopo la terza guerra di indipendenza. Allorché il Regno d'Italia, con la presa di Roma nel 1870, con la breccia di Porta Pia, considera in gran parte completato il suo percorso di unificazione, comincia a dedicarsi alla politica coloniale e stringe addirittura la triplice alleanza con la Germania e l'Austro-Ungheria, il vecchio nemico delle guerre risorgimentali, il che significa porre la parola fine a qualunque rivendicazione nei confronti di quelle terre ancora abitate da italiani sottoposte al dominio austriaco. Tra reduci garibaldini, mazziniani e esponenti della cosiddetta sinistra storica, però il tema dell'irredentismo troverà terreno fertile, così come nelle comunità italiane. Ricordiamo il sacrificio di Guglielmo Oberdan, ma soprattutto negli anni della Prima Guerra Mondiale, le centinaia di italiani che allo scoppio dell'ostilità abbandonano l'Austro-Ungheria per non combattere nelle file dell'esercito austriaco, fuggono in Italia e si daranno da fare come agitatori nell'interventismo e poi andranno a combattere in prima linea e alcuni di loro moriranno sul campo di battaglia e altri sul capestro, la sorte che toccò ad esempio a Nazario Sauro, Fabio Filzi, Cesare Battisti, perché questi costoro, una volta fatti prigionieri, se venivano riconosciuti, venivano appunto condannati a morte in quanto traditori e disertori. La loro adesione appunto a questo conflitto con la divisa del Regio Esercito in quella che per tanti italiani fu una vera e propria quarta guerra di indipendenza arrivava fra l'altro
dopo un periodo in cui i rapporti con le comunità slave che insistevano sui medesimi territori si erano andati sempre più peggiorando. Infatti pochi ricordano che un consiglio della corona austriaca del novembre 1866 fu appunto, si concluse con la decisione dell'imperatore Francesco Giuseppe di avviare un processo di vera e propria snazionalizzazione nei confronti delle comunità italiane, che erano il cui carattere separatista continuava a dare grossi problemi all'amministrazione austriaca, e parallelamente si sarebbero dati maggiori spazi di manovra, maggiore facilità d'accesso all'amministrazione pubblica alle popolazioni slave, che invece avevano dato prova di enorme lealismo in precedenza. Pensiamo ai reggimenti di croati che avevano represso la rivolta di Budapest nel 1848-49, o ai reggimenti di sloveni e croati che combatterono in Italia gli ordini di Radetzky contro le truppe piemontesi. Quindi c'era questa spaccatura che si andava creando fra una componente lealista che esisteva su quel territorio e una separatista. Invece di cercare di trovare una mediazione fra queste anime, la decisione dell'impero è quella di giocare sul divide et impera. E questo è il passaggio che è fondamentale per capire quello che succederà dopo. Perché popolazioni che hanno vissuto per secoli sul medesimo territorio, senza massacrarsi, senza scannarsi, arriveranno a quello che succede con le strage delle foibe. Qui comincia il percorso di contrapposizione sempre più netta, con appunto motivazioni di realpolitik, imposizioni che arrivano dall'alto, da amministrazioni che cercano di rigirare la situazione a proprio favore. Quindi abbiamo già detto rapidamente della Prima Guerra Mondiale, al termine della quale ci sarà fra l'altro tutto il discorso della vittoria mutilata, la spedizione di Gabriele D'Annunzio a Fiume, tutte tematiche che riguardano proprio queste terre. E ai tempi l'opinione pubblica italiana seguiva con grandissimo interesse queste vicende, e anche perché comunque in guerra si era andati a combattere col motto di Trento e Trieste, ma con Trieste non si intendeva soltanto la città, il più grande porto del vecchio impero austriaco, si intendeva anche tutto il suo retroterra naturale, che era costituito da Gorizia e da tutta l'Istria. Si sapeva che in Dalmazia c'erano delle comunità italiane che avevano subito quel forte processo di snazionalizzazione di cui abbiamo parlato poco fa, di più rispetto ad altre comunità, ma comunque resistevano. Zara in particolare era una città ancora in prevalenza italiana, e altrove c'erano cospicue minoranze come Spalla, Tossebenico, Traur, Ragusa, Cattaro, e quindi c'era la volontà di risolvere le trattative di pace in maniera tale da esaudire quello che era stato peraltro promesso da Francia e Inghilterra col patto di Londra del 1915, in base al quale l'Italia aveva abbandonato la sua alleanza con Germania e Austria-Ungheria per entrare in guerra appunto a fianco della Triplice Intesa. Sappiamo poi appunto della spedizione di D'Annunzio a Fiume, conclusasi con il Natale di Sangue, dopo che l'Italia aveva trovato un accordo per il suo confine orientale con il regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Una novità questa, perché nel momento in cui l'Italia firmò il patto di Londra ci si aspettava che a guerra finita l'impero austriaco fosse ridimensionato, perdesse dei territori, rimanesse comunque in piedi, magari appunto con l'Italia ingrandita, Trieste doveva entrare a far parte dell'Italia e Fiume invece doveva diventare l'ultimo porto a disposizione dell'impero d'Austria. L'impero crolla, implode, la città di Fiume, in base al principio di autodeterminazione dei popoli, il 30 ottobre del 1918 aveva fatto una dichiarazione in cui chiedeva l'annessione al Regno d'Italia, e quindi questo fu l'argomento che portò sul tavolo della conferenza di pace la questione fiumana alla ribalta. Alla fine l'accordo di Rapallo del novembre 1920 assegnò all'Italia il confine sulla displuviale delle Alpi Giulie, della Dalmazia soltanto la città di Zara, mentre Fiume diventava uno stato libero, che ebbe vita breve, in quanto già 4 anni dopo l'accordo di Roma fra Italia e Regno di Jugoslavia decise di assegnare definitivamente la città di Fiume all'Italia e Porto Baros, che era il porto al di là del fiume che attraversa la città e che sfocia proprio nel Mar Adriatico, entrava a far parte del Regno di Belgrado. Nel frattempo appunto cosa succede in questi nuovi confini? Succede che nel territorio italiano c'è una forte componente di minoranze di linguistiche diverse. Ovviamente i tedescofoni dell'Alto Adige, in quanto l'Italia si è presa tutto il Trentino Alto Adige fino al Brennero, e per quel che ci riguarda gli sloveni e i croati dell'entroterra di Trieste, di Gorizia, dell'Istria e di Fiume. Analogamente nella Dalmazia che è stata annessa al regno dei Serbi, Croati e Sloveni c'è la comunità italiana che vive in Dalmazia. In quel momento, alla fine della Grande Guerra,
il grande impero multinazionale, il concetto di uno Stato che abbia tante componenti al suo interno, si è dissolto, è stato sconfitto. La forma di Stato che è uscita vittoriosa da quel conflitto è lo Stato nazionale. Quindi c'è uno Stato che rappresenta una nazione, un'identità, tutti coloro i quali vi risiedono o vi si assimilano, accettano di venire assimilati, oppure se ne possono anche andare. Ed è quello che succede in tutta Europa in quel momento. Ci sono tedeschi dell'Alsazia e Lorena che lo subiscono da parte della Repubblica Francese, o ancora i tedeschi delle regioni annesse alla Polonia, o le stesse tedeschi dei Sudeti, che verranno, nelle cui specificità non verranno riconosciute dallo Stato cecoslovacco, creando in seguito il presupposto per l'invasione di Adolf Hitler della Cecoslovacchia proprio per prendersi i Sudeti. Quindi è una situazione che avviene in tutta Europa. Nella zona di nostro interesse verifichiamo quindi che dopo questo spostamento di confine, dalla Dalmazia c'è un primo esodo di alcune migliaia di italiani che appunto abbandonano le città che non sono passate sotto la sovranità italiana e se ne vanno verso Zara, Trieste o proprio nel vero e proprio territorio italiano. Analogamente, nell'entroterra giuliano ci sono alcune migliaia di sloveni, di croati, di tedeschi e di ungheresi, persone che lavoravano nell'amministrazione del vecchio impero asburgico o ancora che erano stati portati a lavorare dalle autorità austriache per alterare la composizione etnica del territorio, i quali ovviamente in questo nuovo stato del Regno d'Italia in cui si trovano non hanno nulla a che vedere e preferiscono andarsene. E quindi ci sono questi primi spostamenti di popolazioni. L'avvento del fascismo ovviamente esaspererà la situazione, in quanto il regime di Mussolini porterà avanti una politica di nazionalizzazione delle masse, che riguarda quindi non solo tutti gli italiani, ma anche e soprattutto queste minoranze. E quindi ci saranno tutta una serie di provvedimenti che andranno a ledere i diritti appunto di queste minoranze. Anche se, ripetiamolo, purtroppo ai tempi in Europa non c'era questa cultura di rispetto per le minoranze. L'idea dello Stato nazionale era quella egemone. Questo clima quindi che vede questo continuo esasperarsi di contrapposizioni porterà alla seconda guerra, agli anni della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia entra nel conflitto quasi un anno dopo il suo inizio e per quel che ci riguarda da vicino la guerra arriverà nei territori del Regno di Jugoslavia soltanto nell'aprile del 1941, allorché la Germania scatenerà l'invasione nei confronti di Belgrado. In anche due settimane l'ennesima blitzkrieg stata avanti dalla Wehrmacht e dai suoi alleati italiani, ungheresi e bulgari avrà ragione di un esercito in cui le diverse anime nazionali non si erano amalgamate, i reggimenti composti da croati disertano immediatamente e le truppe tedesche in alcune zone vengono addirittura viste come liberatrici dalla dominazione di uno Stato fortemente incentrato sull'elemento serbo. Quindi la Jugoslavia viene facilmente sconfitta e spartita a tavolino fra i suoi vincitori. L'Italia stessa amplia il suo territorio, amplia la provincia di Fiume, si prende tutta la Slovenia meridionale come provincia autonoma di Lubiana. Spalato e Cattaro entrano a far parte, assieme a Zara, che già era italiana, del governatorato di Dalmazia. In questa maniera diciamo che viene portato a compimento quello che non era stato fatto in precedenza in Dalmazia. Ci sono delle espansioni anche però, soprattutto quella nei confronti della Slovenia meridionale, che non hanno alcun senso e che hanno solamente il significato di introdurre in territorio italiano ancora ulteriori comunità di un'altra lingua, di un'altra cultura, che si vedono di nuovo messe a repentaglio nella loro specificità. All'interno di questa Jugoslavia spezzata, smembrata, si svilupperà fra l'altro presto un movimento di resistenza partigiana, che quindi opererà già in territorio italiano, ancorché periferico, ben prima dell'8 settembre 1943. In particolare, appunto, ci sono due anime della resistenza jugoslava, una nazionalista e una invece di marca comunista, che è quella che alla fine prevarrà, che è quella che trova il suo leader in Tito, il quale organizza la lotta partigiana secondo i dettami più classici, quindi imboscate, attentati, colpi di mano nei confronti dei presidi delle truppe straniere di occupazione e dei confronti attentati nei confronti dei collaborazionisti degli occupanti. Quindi questo crea i presupposti per cui l'esercito italiano sia costretto, applicando la legge di guerra, a effettuare rappresaglie, rastrellamenti, deportazione di prigionieri e di ostaggi. Quindi tutte situazioni che esasperano ulteriormente gli animi sul campo. Si crea una spaccatura fra le truppe italiane e la popolazione civile che subisce questa situazione e l'esercito partigiano irrobustisce le sue fila.
di persone appunto colpite direttamente dalla reazione dell'esercito italiano, e quindi questa guerriglia partigiana sarà sempre più forte e vigorosa, fino ad arrivare all'8 settembre 1943, che è il momento decisivo. Quello è il momento dell'implosione dello Stato italiano, è il collasso politico, militare e istituzionale, il momento dello sbandamento più totale, del tutti a casa, è il momento in cui c'è un vuoto di potere che nella penisola italiana i tedeschi occupano nella parte settentrionale e centrale, al meridione ci sono le truppe anglo-americane già presenti in Sicilia, che sbarcano pure in Calabria e in Puglia, il re è in fuga, nessuno dà ordine e disposizioni. Quindi succede che invece in Istria le cose prendono un'altra piega, perché i tedeschi occupano soltanto la costa, temendo un nuovo sbarco anglo-americano. L'entroterra rimane in balia delle truppe partigiane di Tito, che scateneranno la prima ondata di stragi nelle foibe, perché le foibe sono un fenomeno che si sviluppa in almeno due fasi. Questa prima fase appunto vedrà questa insurrezione guidata dal Partito Comunista Sloveno e dal Partito Comunista Croato nell'immediato entroterra istriano, e durerà circa un mese e sarà in grado comunque di procurare circa un migliaio di vittime. In quel momento venne fra l'altro proclamato unilateralmente l'annessione di queste terre alla futura Jugoslavia, uno Stato che ancora deve nascere, ma che Tito ha già ben chiaro in mente e l'ha fatto capire ai suoi seguaci per motivarli ulteriormente. Si tratterà infatti non di uno Stato autoritario accentrato sulla componente serba come la vecchia Jugoslavia. Sarà un nuovo Stato sulla carta federale, quindi rispettoso di tutte le varie componenti, sloveni, croati, macedoni, kosovari, montenegrini, serbi e quant'altro, bosniaci, e in particolare amplierà i suoi confini. Andrà quindi a prendersi tutte quelle regioni che appartengono agli stati confinanti in cui vi sono comunità di sloveni e di croati, e non solo dove sono la maggioranza della popolazione, cioè tutto l'entroterra in pratica, ma anche dove rappresenta una minoranza. Quindi si mira anche alle grandi città della costa, a Trieste, a Pola, a Fiume, arrivare quindi a riprendere un vecchio progetto appunto di un grande Stato slavo che raccogliesse gli Stati slavi del Sud, in cui l'elemento italiano venisse annichilito. E questo era un progetto che era già presente nei circoli intellettuali slavi nella fase finale dell'impero austro-ungarico, quando si sperava che l'impero diventasse austro-ungarico-slavo. Questo vecchio progetto ritorna in auge dietro la bandiera rossa che le truppe partigiane di Tito ostentano, e questo progetto significa eliminare tutto ciò che rappresenta lo Stato italiano. Quindi questa prima ondata di strage andrà a colpire sicuramente ex fascisti, ex gerarchi, anche se ricordiamo che già il precedente 25 luglio il regime fascista è stato deposto. Quindi i pezzi grossi sono già scappati, si sono dileguati. Sul campo rimangono, diciamo così, i pesci piccoli. Quindi vengono colpiti costoro, ma anche funzionari comunali, maestri, postini, persone che per il loro ruolo sociale e istituzionale rappresentano lo Stato italiano sul territorio. Questo Stato deve sparire, queste terre devono entrare a far parte della nuova Jugoslavia. E quindi ecco che le foibe, luogo tradizionalmente usato come discarica per buttare via ciò che non si deve vedere, gli scarti dei lavori dei campi, animali morti, eccetera, diventa il luogo in cui far sparire, molto spesso scarventandoli dentro ancora vivi, queste persone che devono essere cancellate per dimostrare che lo Stato italiano non esiste più, non ha più ragione d'essere in quelle terre. E all'interno di questa prima ondata di stragi si inserisce l'episodio di Norma Cossetto, sul quale poi interverrà l'avvocato. Noi andiamo avanti a ricostruire un po' questo scenario, perché dopo questa prima ondata di stragi, a ottobre, le truppe tedesche prenderanno il controllo della situazione e faranno una spietata lotta contro il movimento partigiano, che qui è molto più forte rispetto al resto d'Italia. In Italia praticamente la resistenza nasce dopo l'8 settembre, ci sono sì ex militari, ma si parte da basi molto fragili. Invece qui su questo territorio combattono unità partigiane che vengono da due anni di guerriglia, di lotta, che si sono accaparrati le armi dell'esercito italiano allo sbando, quindi hanno anche armamento pesante, viveri, munizioni, vettovagliamento, ed è una lotta particolarmente dura, che i tedeschi condurranno in maniera molto spietata. Ricordiamo che a Trieste c'è la risiera di San Sabba, un campo di internamento da cui partiranno treni per i campi di concentramento, portandovi gli ebrei delle comunità ebraiche locali, ma anche appunto partigiani o presunti tali fatti prigionieri durante esaspera ulteriormente gli animi sul campo. La resistenza italiana è presente anche qui come altrove, ma è molto divisa.
Il Partito Comunista Italiano infatti risente fortemente del carisma di Tito. Tito rappresenta Stalin, rappresenta le avanguardie della rivoluzione sovietica. L'Italia viene liberata dagli anglo-americani, quindi la guerra finita farà parte del blocco, di un blocco occidentale consolidato attorno alle potenze capitaliste, mentre invece Tito rappresenta il socialismo, rappresenta la rivoluzione che questi comunisti vorrebbero fare in Italia, ma che si rendono conto di non poterlo fare per la presenza delle truppe anglo-americane. Quindi ecco che in queste formazioni partigiane comuniste si antepone l'aderenza ideologica all'appartenenza nazionale e quindi si auspica che a guerra finita effettivamente il progetto espansionista di Tito si realizzi. E quindi ecco addirittura il momento più critico, alle malghe di Porzus nel febbraio del 45, i partigiani anticomunisti della brigata Osoppo, quasi tutti ex alpini della Iulia, vengono uccisi dai partigiani comunisti della brigata Garibaldi in Natisone, i quali invece sposavano il progetto espansionista di Tito. In una situazione così drammatica anche le vicende del 25 aprile sono diverse. Sono diverse perché il 25 aprile segna l'insurrezione in tutta Italia. A Trieste appena il 30 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Cittadino riesce a organizzare la rivolta cittadina. E il giorno dopo però, primo maggio 45, in città non arrivano gli anglo-americani, arrivano le truppe di Tito che prendono il controllo della situazione. Esautano il CLN di Trieste che ha preso il controllo della situazione, impongono il loro ordine e comincia una seconda tragica ondata di uccisioni nelle foibe, in cui ancora una volta stanno a cercare gli stessi individui della prima ondata, perché stavolta si vanno a colpire anche le grandi città, Gorizia, Trieste, Pola e Fiume. Zara è stata già occupata nel novembre 44, dopo essere stata rasa al suolo dai bombardieri anglo-americani. Trieste, in particolare, è il vero obiettivo di Tito, perché è una città importantissima, è un porto importantissimo e c'è comunque una comunità slovena consolidata, ancorché minoritaria. Ed ecco quindi che qui sono particolarmente aspettate le repressioni e vanno a colpire non solo ex fascisti o collaborazionisti dei nazisti, si vanno a colpire addirittura ex partigiani, che però si oppongono all'espansionismo jugoslavo. E quindi questa nuova ondata in cui le vittime, la stima è anche qui, è un po' difficile, qualcuno dice 8.000, qualcuno 12.000, perché molti considerano anche tutti quei militari fatti prigionieri e uccisi, deportati, in spregio alle norme internazionali di tutela dei prigionieri di guerra. Quindi una situazione particolarmente tragica. Poi non tutti vengono gettati nelle foibe, alcuni vengono gettati in mare con una pietra legata al collo, come avviene soprattutto in Dalmazia, altri muoiono di stenti nelle marce forzate verso i campi di concentramento che le truppe titine hanno costruito in Slovenia, o muoiono appunto fucilati o di stenti all'interno di questi campi di lavoro, particolarmente duri e spietati. Questa situazione si ferma momentaneamente quando gli anglo-americani impongono a Tito un accordo momentaneo, ci si spartisce il territorio e di fatto praticamente c'è una zona A che sarà sotto il controllo anglo-americano, zona B sotto controllo jugoslavo in attesa della conferenza di pace. Nella zona A ci sarà una situazione di relativa tranquillità, nella B invece continuerà la persecuzione dell'elemento italiano, quindi ad esempio il sacerdote Don Bonifacio verrà sequestrato e infoibato ed è stato recentemente proclamato beato in quanto martirizzato in odium fidei. Nell'interno dell'Istria si era ricostituito un comitato di liberazione nazionale dell'Istria che verrà completamente annientato dall'Osna, la efficientissima politica segreta di Tito. Osna stessa che molto probabilmente dietro l'attentato che compie la prima strage nella storia dell'Italia repubblicana il 18 agosto 1946 a Vergarolla, una spiaggia vicino a Pola, dove un deposito di mine disinnescate viene riattivato e praticamente esplode provocando una carneficina nelle famiglie di bagnanti che sono lì presenti. E in questo clima, in questa situazione di terrore, di persecuzione continua, si creano i presupposti per l'esodo. C'è già qualcuno che fugge. Il trattato di pace il 10 febbraio 1947, assegnando l'Istria, Fiume e la Dalmazia alla nuova Jugoslavia di Tito, darà anche le opzioni per i residenti in queste terre. Optare per la cittadinanza jugoslava e quindi rimanere lì, optare per la cittadinanza italiana e andarsene. E ci fu quel plebiscito di italianità che le comunità locali avevano chiesto a gran voce alla conferenza di pace di poter svolgere un plebiscito per decidere la sorte del territorio. Questo non fu mai concesso. Il plebiscito degli italiani dell'Istria, di Fiume e di Zara fu l'esilio, abbandonare tutto. Un esodo che fra l'altro non fu neanche facile, perché il regime jugoslavo a un certo punto frenò queste opzioni
perché il territorio si stava svuotando. E la cosa che colpì il regime fu che non se ne andavano soltanto gli elementi che potevano definirsi, diciamo così, compromessi col regime, ma se ne andavano anche gli operai dei cantieri di Pole e di Fiume. Era un esodo di massa che attraversava tutta la società italiana in ogni estrazione sociale e politica. Il 90% della comunità italiana che viveva lì da secoli se ne andò, e coloro che rimasero, alcuni certo avevano una convinzione ideologica, ma molti non se ne andarono o perché anziani che non ce la facevano e quindi qualcuno della famiglia rimaneva con loro, o altri proprio perché per il loro lavoro il regime non li lasciò andare via, perché occorreva certa manovalanza specializzata, occorrevano professionisti, perché quelle città che venivano abbandonate venivano ripopolate da contadini provenienti dall'entroterra jugoslavo, i cui villaggi erano stati devastati durante la guerra, e a costoro si regalavano le case confiscate agli italiani. Fra l'altro, con quelle case confiscate, il governo italiano le fece valutare, le fece stimare e le usò per pagare il suo debito di guerra nei confronti della Jugoslavia. Quindi ancora oggi lo Stato italiano deve fra l'altro risarcire gli esuli di questi beni abbandonati, di questi beni confiscati dal regime, con cui è stato però pagato il debito di guerra. Un debito di una guerra persa da tutta Italia, ma che ha pesato soprattutto su queste persone. Quindi sappiamo poi che purtroppo ci fu anche la tragica esperienza dei campi profughi, 109 sparsi in tutta Italia, anche nelle Marche. Servigliano era uno dei più famosi, era stato un campo di concentramento durante la guerra e come è successo ad esempio a Fossoli, addirittura la stessa riserva di San Sabba venne trasformato in un centro raccolta profughi, 109 in tutta Italia, isole comprese. E anche questo contribuì a spezzettare, frammentare, spezzare legami familiari e amicali di una comunità che era sempre stata molto coesa. E nasce quindi qui anche l'esigenza di questi esuli di unirsi in associazioni e mantenere fra di loro i legami, anche se sparpagliati in tutta Italia. E succede anche, poi ancora, visto che ci troviamo a parlare in territorio marchigiano, Ancona era uno dei porti in cui faceva scalo la motonave toscana, che partiva da Pola e portava i cittadini di Pola, 30.000 su 32.000 se ne vanno, li portavano in Italia, sbarcavano a Venezia d'Ancona e lì venivano caricati su dei vagoni, su dei treni fatti di bestiame, con poca paglia, siamo a febbraio del 47, pieno inverno, queste persone attraversavano tutta Italia per raggiungere i campi profughi cui erano destinati. E proprio da Ancona partì il 17 febbraio il treno che doveva portare alla Spezia appunto un carico di... profughi provenienti da Pola. Il 18... Ci sono problemi di collegamento, dottor Salimbeni. Si è bloccato il computer del dottor Salimbeni. Mannaggia, perché stava facendo questo treno che avanzava lentamente per non intralciare l'area normale circolazione, dovete andarsene perché il ferroviere di Bologna si fosse fermato. Ci siete? Adesso ha ripreso, può andare. Sì. Sì, ok, andiamo a concludere. Quindi appunto, questo è un altro triste episodio di questa pagina che costituiscono la memoria del giorno del ricordo, il famoso appunto treno della vergogna. Un treno appunto carico di civili, famiglie, con donne, vecchi, bambini, e racconta Lino Vivoda, un testimone di queste vicende. Ai tempi era un bambino, aveva assistito pochi mesi prima alla strage di Vergarolla, se n'era salvato per miracolo ed era a bordo di quel treno. E lui si ricorda ancora che nel suo stesso vagone c'era un ex partigiano, fra l'altro di ideale comunisti, che inveiva, urlava di tutto contro questi megafoni che annunciavano appunto che non si voleva far fermare il treno dei fascisti. Perché appunto quello ci fu questa contrapposizione forte militanti ideologizzati accolsero quindi tutti questi italiani come fossero tutti quanti fascisti in fuga dal paradiso socialista che Tito stava edificando nella Jugoslavia. E quindi appunto
istituire il giorno del ricordo è stato necessario apposta per fare luce appunto su queste vicende, ridare dignità a questi nostri connazionali, alla memoria di quello che hanno patito e subito durante, ma soprattutto a guerra finita, che la più gran parte delle vittime, delle stragi, delle foibe avviene dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E in particolare poi anche il difficilissimo inserimento in Italia. Era ovvio che tutti sapevano che l'Italia era uscita devastata dalla guerra e nessuno si pretendeva un'accoglienza di lusso. Ma la vita in questi campi profughi fu terrificante e solamente negli anni 50 fu completato il reinserimento di queste migliaia di persone con progetti di edilizia popolare che costruirono i cosiddetti borghi giuliano-dalmati, che si trovano ancora oggi nelle periferie di alcune città. E quindi appunto oggi serate come questa servono non per rinfocolare il revanchismo o rivendicazioni territoriali. Noi qui vogliamo soltanto ricordare e parlare della storia di questi nostri italiani e ricordare che dall'altra parte dell'Adriatico c'è ancora, benché minoritaria, una comunità italiana che resiste e mantiene la propria identità e la propria specificità, e soprattutto ci sono quelle vestigia, quei monumenti, quei palazzi, quelle chiese di Foggia indubbiamente italiana o veneziana o l'Arena di Pola, che stanno lì a testimoniare come nell'Adriatico orientale anche le pietre parlano italiano. Vi ringrazio. Grazie, grazie dottor Salimbeni. Veramente una panoramica illuminante, puntuale, dovrebbe essere ascoltata da tutti e soprattutto dai giovani. Sono contenta che poi metteremo su YouTube e cercheremo di divulgare alle scuole il suo intervento. Grazie mille, veramente illuminante. Grazie. Adesso, grazie veramente. Adesso diamo la parola all'avvocato Pepa, avvocato, studioso storico, presidente dell'Associazione Culturale nell'Arte, che ci farà la sua relazione con l'angolazione su Norma Cossetto. Prego. Allora, io ringrazio innanzitutto Lorenzo Salimbeni per la chiarissima esposizione che ha fatto. Sono stato veramente felice di aver contattato il comitato 10 febbraio. Sapevo della preparazione e dell'apporto che avrebbe dato a questa conferenza. Ringrazio Antonella Baiocchi anche perché fa parte di un progetto che noi stiamo portando avanti sul concetto di violenza. E abbiamo già fatto una conferenza il 4 giugno, come ricordava l'amico Emilio Del Sompo, e noi tre, Emilio, Antonella ed io, abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, il progetto a favore del ricordo, della nostra memoria e a favore della verità e sempre contro il concetto di violenza. Quindi dal 4 giugno arriviamo ad oggi. Ringrazio Emilio perché è riuscito a portare, a realizzare una grande aspettativa, che è una cosa che io credo dall'età di 13 anni, quindi tutta una vita che mi batto per questi principi e finalmente ecco, vedo in una piazza della città, della mia città, un riconoscimento appunto alla memoria delle foibe. Quindi per me è stato molto toccante quel giorno, ringrazio il sindaco Pasqualino Piunti, e fa parte di miei principi e di valori che porto avanti da sempre. Ma poi ne parleremo. Ora introdurre il mio discorso dopo quello di Salimbeni, che è stato esaustivo, dicevo, ecco, andrò a ripetere alcuni passaggi, mi servono solo per meglio entrare sul momento storico dove c'era appunto Norma Cossetto. Appunto con Lorenzo abbiamo visto che cosa è successo dopo l'8 settembre del 43, dove il punto chiave è la dissoluzione dell'esercito italiano, c'era più nessuno che proteggeva la popolazione italiana. Non solo, il materiale bellico era stato abbandonato dalle nostre divisioni e i partigiani slavi non fecero altro che prendere questo bel materiale bellico e creare un efficientissimo esercito. Anche questa è una particolarità, che la differenza tra il partigiano slavo e il partigiano italiano, che l'esercito italiano ha fatto una grande regalia al partigiano slavo. Ecco, da questo momento
diciamo che non c'è più protezione, arrivano i tedeschi nelle grandi città, le piccole città, l'entroterra invece è in balia della violenza slava. Questo lo verificheremo dopo, certo, quando gli slavi scatenarono contro gli italiani inumani violenze, quando noi arriveremo a scoprire le foibe, dove dobbiamo tradurre il concetto di foibe dal punto di vista geologico, parleremo di cavità naturali profonde fino a oltre 200 metri. Da un punto di vista morale la dobbiamo chiamare strage. Foibe è uguale a stragi. Ecco, quelle stragi, in quelle stragi c'è la nostra gente, ci sono i nostri fratelli. Anche perché ricordo che, questo lo dico anche a Salim Beni, che noi di San Benedetto del Tronto, diciamo, discendiamo da Troentum, o perlomeno è più nella costa abruzzese di Martinsicuro, che è il paese vicino a noi, e fu fondato dai Liburni, una delle popolazioni originarie dell'Istria, insieme agli Istri, che lo analizzammo nella mia conferenza precedente. Quindi noi siamo proprio, possiamo dire, fratelli degli istriani, perché siamo Liburni, ecco. Ora, abbiamo visto in questi passaggi, soprattutto quando si evidenziò la strage degli italiani, e questo ce lo disse il maresciallo Harold Alexander, quando comunicò a Churchill che lui era disposto a muoversi con le sue truppe per difendere gli italiani dopo aver visto le uccisioni, le deportazioni, le vessazioni commesse dagli slavi contro gli italiani. Ecco, questi sono tutti passaggi che ci aiutano a capire cosa stava succedendo in quei territori dove interi abitati venivano svuotati. Una vera e propria pulizia etnica, ma una pulizia etnica che era diverso dei partigiani slavi, non solo da un punto di vista ideologico, politico, ma anche da un punto di vista della razza. Ho letto tempo recentemente Tony Capuozzo che affermava che l'orrore delle foibe è stata una pulizia etnica pianificata, perché ucciderne uno per farne scappare 100. Chi rifiutava il paradiso rosso era un criminale da uccidere. Un clima di terrore si era andato a creare, e questo che l'ho sentito in una intervista recente di una signora di 92 anni, una certa Elsa Crevatin di Parenzo, che dice proprio che 60 persone erano state portate via durante la notte, anche chi veniva preso in assenza della vittima designata. E qui spiega il significato. Quando non veniva trovato la persona designata, veniva preso in sostituzione uno della famiglia. E in queste 60 persone c'era il farmacista, c'era il medico, c'era il commerciante, c'era un ceto culturale medio. E forse era anche questo il vero problema, un odio di classe, un odio sociale, oltre che un odio di razza. Ecco, a questa gente, dice Elsa, non ci restava che la fuga. E qui stiamo parlando dell'esodo del 47. Anche qui vorrei fare un distinguo quando parliamo di anni di riferimento. 45, c'è ancora la guerra, c'è ancora la legge della guerra. 47, non c'è più la legge della guerra, non c'è più la legge del taglione, ci dovrebbe essere una legge civile. Cioè, sono altri presupposti giuridici, e qui lo dico da avvocato. Il codice militare di guerra, e qui parliamo del codice penale nel mondo civile e democratico, o perlomeno così dovrebbero essere i presupposti della fine della guerra. E quindi abbiamo un altro pezzo drammatico, sempre del racconto di questa Elsa Crevatin, quando dice che il 16 febbraio del 47 da Pola fuggirono 16.800 esuli istriani verso Venezia, a bordo del piroscafo italiano Toscana, e quindi verso l'Italia, a causa appunto dell'annessione all'Istria, e portavano le cassettine delle ossa dei loro morti. Da questo passaggio arriveremo appunto, come diceva prima Lorenzo, al treno della vergogna. E la cosa drammatica è proprio perché coinvolge anche la nostra città di Ancona, perché
chi proveniva da Bologna, chi proveniva da Pola, quindi tutti questi esuli, quando arrivarono a Bologna, dove diciamo la Pontificia Opera di Assistenza e la Croce Rossa avevano preparato dei pasti caldi, arrivati a Bologna, e qui diciamo che era il 18 febbraio del 47, tengo sempre a precisare la data, dai microfoni appunto dei sindacalisti della CGIL, degli iscritti al PC, dissero: se i profughi si fermano per mangiare, lo sciopero bloccherà la stazione. Non solo, dei giovani con le bandiere rosse, con la faccia e il martello, presero a sassate e a pomodori questi esuli. E tra questi esuli c'erano i bambini e c'erano i vecchi, che erano abbastanza deperiti e avevano bisogno anche i bambini del latte. Questo latte fu buttato sulle ferrovie. Ecco, Elsa Crevatin ci dà una lezione quando conclude: l'amore di patria è qualcosa che deve sopravvivere alle ideologie. Ecco qui, in questo contesto quindi, e qui parliamo di Norma Cossetto, che è nata a Santa Domenica di Visinada il 17 maggio del 1920 e il 17 maggio del 2020 ha fatto 100 anni. E il motivo che mi sono avvicinato a questo comitato del 10 febbraio, Lorenzo, è proprio per il sorriso lungo 100 anni. Questa cosa mi ha emozionato moltissimo, questo riferimento a questo, al concetto di sorriso, della positività. E beh, vediamo chi è Norma. Norma è una ragazza di 23 anni, una ragazza gioiosa, una splendida ragazza. Voi immaginate di incontrare una ragazza in bicicletta, piena di sorriso, che sta preparando, studentessa universitaria a Padova, sta preparando una tesi, nel frattempo dava anche delle supplenze scolastiche a Pisino e a Parenza. E proprio nell'estate del 43 si stava laureando con una laurea sul titolo Istria Rossa, perché l'Istria è una terra ricca di bauxite e quindi ecco il colore rosso della bauxite. Quindi una persona estremamente positiva, fiduciosa del prossimo, portava con sé sempre il sorriso della vita. E quindi il vostro riferimento, Lorenzo, mi è piaciuto proprio per questo aspetto dell'umanità. Di Norma, spesso appunto girava in bicicletta, cercava negli archivi delle chiese o dei municipi materiale proprio per la tesi. Era figlia di una nota famiglia di possidenti terrieri e il padre era il potestà di Visinada. Era anche ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Dopo l'8 settembre, proprio per questo ruolo del padre, la famiglia cominciò a ricevere minacce anche armate. E qui interviene la sorella Licia nel suo racconto, che ci dice: ci hanno portato via tutto. Un giorno vennero i partigiani a casa, ci hanno portato via tutto. Si sono presi anche le divise di papà, mettendoci poi in seguito la stella rossa. Una volta hanno sparato a casa, la mamma era terrorizzata e noi ragazze pure. Tuttavia, ecco qui l'aspetto caratteriale di Norma, positiva, ottimista, sperava che tutto questo disordine, anche morale, si dissolvesse al più presto. Beh, il 26 settembre del 1943, un ragazzo che conoscevano fin dall'infanzia, un partigiano comunista italiano, schierato appunto con le truppe slave, si recò a casa di Norma, convocandola presso la caserma dei carabinieri di Visignano. Il comando partigiano era composto sia dai comunisti slavi, sia da quelli italiani. E questa fragile e delicata e positiva ragazza, piena di entusiasmo della vita, studiosa e sempre accogliente verso il prossimo, dolce nel suo modo di essere, veniva interrogata con ferocia e durezza dai caporioni, che si divertivano a intimorirla e a tormentarla, ma addirittura le promisero pure libertà a condizione che si schierasse con loro, addirittura anche mansioni direttive gli venne offerta, a una semplice condizione che ci di dare informazioni in riferimento al padre, che era appunto il podestà di Visinada. È ovvio che Norma rifiutò. Fu accompagnata a casa, ma il giorno dopo, il 27 settembre, Norma fu arrestata nuovamente e condotta nell'ex caserma della Guardia di Finanza a Parenzo, insieme ad altri parenti, quindi non era sola, certo, c'erano parenti ed amici.
La sorella Lidia, che era abbastanza decisa caratterialmente, a differenza di Norma, e addirittura la sentiamo in un'intervista ancora recentemente, andò proprio a cercare il rilascio della sorella, ma la fortuna fu che se ne poté tornare a casa, perché un paio di giorni dopo, ecco, l'arrivo dei tedeschi, no? Come abbiamo detto all'inizio anche con Lorenzo, appunto, i tedeschi stavano nelle grandi città, quindi non nelle piccole città, appunto, dove abitavano Norma Cossetto e famiglia, e quindi quando arrivarono i tedeschi, i partigiani slavi scapparono via. A questo punto i partigiani presero tutti questi prigionieri e li trasferirono presso la scuola di Antignana, che appunto venne trasformata in prigione. Nella scuola di Antignana Norma fu separata dagli altri prigionieri. Ora quello che stiamo per dire è quello che succederà a molte donne di quelle terre. E dopo vedremo anche le prove di questo. È qui che inizia l'incubo nei suoi ultimi giorni di vita. Dal 1 al 4 ottobre del 1943, Norma viene legata nuda a un tavolo, con alcune corde, e sottoposta a sevizie e stuprata dai suoi carcerieri. Si parla di 17, ma anche 20 carcerieri aguzzini, tutti slavi, certo, c'era anche un italiano. L'episodio, la dico appunto, l'episodio della violenza carnale fu riferito da un testimone che era attirato dalle urla e vide da una casa vicino Norma legata al tavolo. Questo ce lo riferisce ancora Alicia Cossetto nel suo racconto quando ricorda il testimone. E leggo testualmente dal ricordo di Alicia: ancora adesso la notte ho gli incubi al ricordo di come l'abbiamo trovata. Quando la trovarono nelle foibe, mani legate dietro la schiena, tutto aperto sul seno il golfino di lana tirolese, comperatoci da papà la volta che ci aveva portato sulle Dolomiti, tutti i vestiti tirati sopra l'addome. Solo il viso mi sembrava abbastanza sereno. Ho cercato di guardare se aveva dei colpi di arma da fuoco, ma non aveva niente, sono convinta che l'abbiano gettata giù, ancora viva. Mentre stavo cercando di ricomporla, una signora si avvicina, ecco la testimone, mi ha detto: signorina, non le dico il mio nome, ma io quel pomeriggio, dalla mia casa, che era vicino alla scuola, dalle imposte socchiuse, ho visto sua sorella legata ad un tavolo e delle belve bussare di lei. Alla sera poi ho sentito anche i suoi lamenti. Invocava la mamma e chiedeva acqua, ma non ho potuto fare niente perché avevo paura anch'io. Il clima della paura. La notte tra il 4 e il 5 ottobre Norma e gli altri 27 prigionieri legati col fil di ferro furono costretti a spostarsi a piedi fino a Villa Suragno. Qui, ancora vivi, furono gettati nella foiba lì vicino. Norma e le altre donne, come dicevo prima di essere uccise, furono nuovamente sottoposte a violenza. La stessa cosa stava per succedere anche a Alicia, perché fu arrestata, anche lei subì l'interrogatorio, fu minacciata nuovamente di essere arrestata se non avesse rilevato i segreti riferiti al padre. E la stessa sorte stava per succedere a lei, nella la stessa dinamica della sorella più grande. E racconta: anch'io, qualche tempo dopo, sono stata arrestata. Mi prelevarono un pomeriggio gente del posto e mi portarono presso la scuola di Castellieri per interrogarmi. Volevano sapere dove fosse mio padre, le altre notizie sulla nostra famiglia. Inoltre insistevano perché io aderissi alla loro causa, è sempre qui la promessa di qualche regalia, di qualche incarico importante, ma il mio rifiuto, mi riaccompagnarono a casa, sempre sotto scorta, e mi dissero che mi avrebbero ripresa più presto. Stava per succedere la stessa cosa. Licia però aveva un carattere più forte della sorella, e più previdente, e riuscì a scappare. Il padre, Giuseppe Cossetto, cercò la figlia, ma invano, perché fu ucciso a coltellate insieme a un parente.
Ecco, il 10 ottobre del 43 tornarono i tedeschi. Tutto questo è successo quindi dall'8 settembre al 10 ottobre del 43. I slavi scapparono e il 10 dicembre del 43 fu proprio i vigili dei vigili del fuoco di Pola, guidati dal maresciallo Arnaldo Azaric, che ritrovarono il corpo di Norma nella foiba profonda a 136 metri e dice era caduta supina, nuda, con le braccia legate con un fil di ferro su un cumulo di altri cadaveri. Aveva ambedue i seni pugnalati, un pezzo di legno conficcato nella vagina e altre parti del corpo sfregiate. Arnaldo Azaric dichiarò la propria certezza che anche negli ultimi istanti le ragazze avessero dovuto lottare contro la brutalità dei partigiani. Lo zio Emanuele Cossetto riconobbe il corpo dalle varie ferite d'arma di taglio e altrettanto riscontrò sui cadaveri degli altri quando vi era appunto un gioco perverso sulle vittime. A seguito della denuncia di, e come dicevo, Lidia, che era di carattere combattivo, determinato, i soldati tedeschi catturarono alcuni dei loro assassini e li costrinsero a passare la notte in piedi, vegliando la salma di Norma, prima di essere fucilati, all'alba del giorno dopo. Tre di questi, tre partigiani, impazzirono, certamente perché soli con la loro vittima, con il peso enorme del loro rimorso, aspettando la morte. Il cadavere di Norma fu composto nella cappella mortuaria del cimitero di Santa Domenica di Visinada e vi riposa insieme al padre. A questo punto volevo innanzitutto leggervi una poesia. Eccola qua, su Norma, immolata. Questa poesia l'ha scritta una del mio gruppo, dell'associazione culturale, si chiama Miriam Pasquali, è una poetessa di San Benedetto. A te Norma, figlia d'Italia e del mondo, vittima innocente di una violenza inaudita, a te è dedicato il riscatto di questa grande ferita che fu inferta senza pietà alla nostra patria. Ma vorrei tu sapessi che nemmeno un battito è andato perso dal cuore e delle tue grida inascoltate. Sei viva nella memoria della storia in cui l'Italia oggi ritrova se stessa, una se stessa rubata. Legittima vittoria, orgoglio e vanto di un popolo forte, bello, coraggioso. Il popolo istriano, popolo italiano. A questo punto io vorrei passare delle riflessioni. Io sono cresciuto nel mito di un racconto. Come dicevo, io fin da giovane età mi sono avvicinato a questa causa. Era un mito vago, incerto, perché nessun libro ne parlava, nessun insegnante ha mai raccontato il fatto. Sembravano voci di corridoio, tutto era coperto dall'omertà, tutto era nell'oblio dell'incertezza, dell'inesistenza. Per oltre 60 anni la storia è stata silente. Peggio, i governi sono stati conniventi con gli assassini. La classe politica è stata vergognosamente complice. E qui cito il presidente Saragat, che nel 1969 conferì il più alto riconoscimento della Repubblica di cavaliere di Gran Croce, decorato di Gran Cordone, ordine al merito della Repubblica Italiana, a Broz Tito Josip. Ma vediamo quali erano i presupposti di questa legge. Mi sono andati a vedere. Era ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche, di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Ma in assenza di questi richiesti, di questi requisiti, come si è potuto fare un gesto così ignobile? A tutt'oggi, se andate sul sito del Quirinale, trovate questa medaglia, una bellissima medaglione. Deve essere revocata questa medaglia, certo, perché dobbiamo rendere giustizia agli italiani, ai patrioti morti. E ci sono ancora delle vie delle città dedicate a Tito. E ho fatto una ricerca, le trovo a Nuoro, Scampitella, Reggio Emilia, Parete, Aci Sant'Antonio, è una serie,
tra Reggio Emilia, Milano, Parma, è una cosa indicibile. E poi un'altra cosa ancora, a tutt'oggi noi continuiamo a pagare pensioni di guerra o reversibilità di queste a slavi che hanno compiuto gesti criminosi contro i nostri fratelli. Beh, diciamo che finalmente il 10 febbraio del 2005 arriva la giornata del ricordo. Da questo momento, con la legge 92 del 2004, la memoria di italiani, civili, uomini, donne, bambini, violentemente trucidati dalla violenza inaudita ed efferata di questi partigiani slavi, dopo un esodo dalle loro terre, dalle loro case, dalle loro famiglie, e dopo tutta la violenza che hanno subito anche dai connazionali, beh, finalmente possiamo valorizzare un patrimonio culturale, storico e letterario dei nostri fratelli. Hanno abbandonato le loro case, ma hanno abbandonato i loro ricordi. Pensate voi di perdere i vostri ricordi. Pensate San Benedetto che non è più dei San Benedettesi. Pensate che la nostra comunità dispersa nel mondo è una tragedia morale, mentale. La storia, come diceva Salimbeni, ci ha evidenziato che questo odio slavo nasce dal paslavismo, nasce da una cultura anti-italiana dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I, col Consiglio dei Ministri che dicevamo del 12 novembre 1866, dove inizia una discriminazione contro gli italiani. Devo dire c'è un risveglio anche a livello cinematografico. Abbiamo visto il film di Rosso Istria del regista italo-argentino Maximiliano Hernando Bruno, dove proprio lì si evidenzia questi passaggi di norma nel momento in cui il comandante delle milizie slave rivolge al partigiano italiano la frase, dove si identifica che se possono gli slavi li utilizzano i partigiani italiani, ma li odiano in quanto italiani. E l'unica ricompensa che potranno ottenere sarà quello dell'invito di andarsene via, se no pena la morte. Questi film hanno contribuito sicuramente a risvegliare la coscienza. Per questo il gesto di questa amministrazione del 10 febbraio 2021, due giorni fa, è un gesto che mi prende molto nel cuore. È chiaro che l'8 febbraio del 2005 fu proprio Carlo Azeglio Ciampi, il nostro presidente, che nel primo anno di riconoscimento della medaglia d'oro al merito civile a Norma Cossetto disse: giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai prigionieri slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba, luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. E ancora molti hanno dato una targa commemorativa a Norma come l'Università di Studi di Padova, e quindi finalmente la ricorrenza del con il sorriso lungoceano, 100 anni. Ma mentre noi parliamo di una violenza con in mano il cuore dell'amore, altri tendono l'inverosimile tornando a violentare più volte una giovane e dolce ragazza. I negazionisti, i giustificazionalisti. Questo fatto storico è l'ennesima testimonianza che la violenza ha sempre trovato tempo, luogo ed occasione per imporre la sua inaccettabile ragione, che non la giustifica e tantomeno giustifica nessuna delle atrocità che mette in atto per manifestare il suo potere distruttivo. Violenza che purtroppo ritroviamo sino ai nostri giorni, nonostante il progresso e la civiltà in cui nell'attuale società la donna è ancora vittima, dove la sete di potere non esclude l'annientamento sotto qualsiasi forma, usando la sopraffazione per imporre il proprio ideale, che sia politico, che sia religioso, invece di accettare e proporre un confronto tra le diverse ideologie, cercando per quanto possibile un punto di comunione, di condivisione, non di conflitto. Già nella conferenza di giugno proposi al Comune il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Norma Cossetto e la ripropongo in questa sede. È chiaro che già abbiamo ottenuto una cosa importante, Emilio e Antonella, ma non è finita qui, come dicevo. C'è ancora una strada da fare e Norma va dato il giusto riconoscimento.
oltre la revoca dell'onorificenza concessa a Tito. Sarebbe una cosa magnifica, a parte il sistema burocratico, Salimbene, che noi sappiamo che purtroppo quella legge non prevede la revoca ai morti, ma le leggi possono essere sempre variate, modificate, e questo è quello che ci auspichiamo, perché è inaccettabile che noi troviamo sul sito più importante del nostro Stato questo riconoscimento a favore di un criminale. E quindi al maggiore, che era presente, che ho avuto il piacere di conoscere, per la sua origine, per la sua battaglia, per la sua storia, e per tutto il popolo dalmata che era presente il 10 febbraio, che venivano da Fermo, che ho avuto il piacere di conoscere, io stringo il mio cuore. E la bandiera istriana è qui con me, come potete vedere. E non ho portato la bandiera italiana, ma è nel mio cuore. Grazie a tutti. Grazie, grazie Gianluigi. Come al solito hai fatto una relazione impeccabile, che si lega poi in maniera armoniosa con la bellissima panoramica del dottor Salimbeni. Veramente, hai parlato di violenza, Norma Cossetto è il simbolo della violenza sia nei confronti dell'interlocutore fragile, debole, ed è simbolo anche della violenza, come hai ricordato, che ancora oggi, della prevaricazione, che ancora oggi subiscono le donne. Ma noi sappiamo che questa amministrazione e tutti noi presenti combattiamo la violenza a 360 gradi, su tutte le persone che in qualche modo si trovano in una posizione di fragilità e quindi vengono prevaricati. Le donne prima di tutto, ma anche tutti gli altri, indipendentemente dal sesso, dalla razza. E quindi siamo un'amministrazione, insomma, aperta a combattere a 360 gradi la violenza, che sicuramente per combatterla c'è bisogno di interventi in diversi ambiti, ma un ambito assolutamente importantissimo è quello della psicoeducazione. Bisogna educare fin dall'infanzia, della prima infanzia, le persone al concetto dell'amore, del rispetto. Purtroppo quando ci sono sentimenti di odio verso ciò che è diverso, vuol dire che in qualche modo la persona non è stata educata a concepire il diverso nel suo valore, ma è stata educata a concepire diciamo solamente buono e normale ciò che conosce. Invece bisogna in qualche modo educare le persone al rispetto della diversità. Diversità ha dei valori, non è portatore di nemico, però questa è una cultura di fondo che oggigiorno è ancora purtroppo lontana. Noi facciamo quello che possiamo nel nostro piccolo, e quello che si è stato fatto in questi giorni è sicuramente qualcosa che ci scalda il cuore. La conferenza di stasera secondo me è un po' la ciliegia sulla torta. Siete stati bravissimi e faremo in modo Gianluigi, Emilio, Emidio, di proseguire nel nostro percorso. Vediamo anche di arrivare ad altri simboli. I simboli sono importanti per ricordare e non dimenticare, anche sulla cittadinanza. Ci lavoreremo in maniera veloce, ok? E vediamo di completare il cerchio. Grazie, sono onorata di avervi intorno a me. Grazie dottor Salimbeni, è veramente stata una grande valore conoscerla. Molto lieta, grazie, spero di collaborare insieme ancora. Grazie Emilio Del Tombo. Grazie Gianluigi Pepa e a tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno quando il nostro video andrà su YouTube da lunedì. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao.